Sono a casa mia, nella ridente località di Sala di Cesenatico, sprofondata nella Romagna orientale, e il comune di Cesenatico mi ha chiesto di partecipare a un progetto che si chiama Cesenatico Libera dalla Plastica. Quindi, fra poco, fra molto poco, passeranno di qui i bambini, ragazzi, della scuola elementare di Sala di Cesenatico, la stessa scuola che ho frequentato io, una scuola che è un po' così, non sai, tu vai lì poi non sai come esci, come diventi, puoi diventare anche... Quindi è rischiosa, una scuola rischiosa, che però vuol fare una cosa. Questa giornata in cui pulisce dalla plastica il parco di Sala di Cesenatico, parco della mia infanzia, dove tante volte ho fatto l'altalena, dove tante volte mi sono dilettato nella dilettevole arte del nascondino. Quindi io li aspetto questi ragazzi, questi miei, diciamo, colleghi in un certo senso, e poi si va nel parco di Sala di Cesenatico. Ecco, stiamo andando al parco di Sala. Quei ragazzi dell'elementare di Sala, quindi miei colleghi in un certo senso, e si va. Andiamo a raccogliere la plastica, giusto? Esatto. Ciao. Ecco, questo è l'altro lato della fila. Questo è il campanile della chiesa di Sala di Cesenatico, quindi siamo molto molto vicini al parco di Sala di Cesenatico. Ma è questo il luogo dell'infanzia, il luogo di grandi altalenate. Ecco, vengono distribuiti i guanti, le pinze, tutti gli attrezzi. Questa è la pinza, è il braccio meccanico per raccogliere i rifiuti. Siamo pronti? Sì. Vi aiuto anch'io, Siete pronti? Sì! E vai! Anch'io sono pronta! Vai! Dopo vi faccio delle domande, va bene? Sì. Ok, fantastico! Ecco, è già cominciata la caccia! È già cominciata la caccia alla plastica! Già i primi oggetti vengono rinvenuti. Cosa avete trovato? Ecco, la ricerca è febbrile, non riescono neanche a rispondermi per quanta eccitazione, per quanta concitazione. Ecco. Attenzione! Matteo, le corre al dopo! Ecco, cos'è? Una carta di caramella. Borlotti, queste per terra, qui, queste carte di chicche. Pure qua, Matteo, guarda! Matteo, una! Non si fa in tempo a individuarne una che già se ne scorge un'altra. Guarda, posso... Goleador! Ma questi c'erano anche quando ero bambino. Guarda, la metto io personalmente nel sacchetto. Attenzione! Attenzione, qui un pesce grosso è stato ritrovato. Cos'è? Cos'è stato ritrovato? Ah, una lattina schiacciata! Sara, dobbiamo andare perché l'iniziativa si chiama Cesenatico Libera dalla Plastica, ma in realtà sono i rifiuti in genere a essere cacciati. Sara, vieni qua! E qui c'è una zona particolarmente ricca, evidentemente, di selvaggina plasticosa. Ecco, vedete l'eccitazione, vedete la felicità, vedete? Bello, ma sei un youtuber, te? Eh? Sono un youtuber? Un po' sì. State trovando molte cose? Esatto. Bene, bene. Ciao. Ecco, cosa state raccogliendo? Cosa avete individuato? Cartacce. Delle Goleador, lì ce ne sono tantissime. Vanno per la maggiore, c'è una roba laggiù. Soprattutto cartacce? Uno quando mangia una caramella, no? Si potrebbe mettere la carta in tasca, giusto? Oppure nel bidone. Ci sono lì, esatto! Ci sono lì! Aspetta, Sarlette! Brava, scusa, ripetimelo questa cosa! La gente proprio non ha voglia di far niente! Perché il bidone dov'è? È lì! E c'è anche lì! Ce ne sono più di uno! È lì, esatto! Andiamo al bidone! Per capire quanto è vicino il bidone! Mette le campane. Ecco qui il bidone. Che bidone è questo? È questo il bidone.
Ma insomma, ma... Ecco, dicevi, guarda quanto abbiamo raccolto. Adesso facciamo uno zoom. Facciamo... Ma guarda, da quando è che siamo qui? 5 minuti? 10 minuti? C'è un ragazzo, ho sentito un ragazzo che gridava, di qua c'è il finimondo! Allora, come sta andando la raccolta? Molto bene. Molto bene? State trovando molte cose? Ragazzi! Sì? Ragazzi, la cosa che ti ha più colpito? Controllate qui sotto! Troppe goleador! Troppe goleador! La gente come fa a mangiare tutto questo? Ok, grazie, ciao. Grazie, ciao. Voi cosa avete trovato di eclatante? Tanta plastica. Tanta plastica? Anche delle sigarette. Ah, mozzicone di sigaretta? Ma come mai? Cosa pensate delle persone che mangiano una caramella e poi invece di buttare la carta? Maleducati. Maleducati. Tanto maleducati. Tanto maleducati. E noi? Noi cosa facciamo? Siamo di altra pasta, siamo di altra risma. O ci comportiamo diversamente? Io non butto le carte per terra. Ecco. E lui non le butta le carte per terra, scusa. Quanti anni hai? 10. 10? Beh, 10 anni non le butta le carte per terra. Scusa. Aggiornatevi, no? Ma aggiornatevi. La gente che ha 10 anni le carte per terra non le butta. Siete voi che siete rimasti indietro. Se avete più di 10 anni le buttate. Oh. Allora, hanno trovato questa bottiglia, hanno trovato una bottiglia. Ora, la bottiglia c'ha un problema. Dove la mettiamo la bottiglia? Nel sacchetto. Nel sacchetto della plastica. Come in un buco? Ma ci sono dei buchi laggiù? Sì, sì. Siete proprio degli speleologi. Andate a scovare le cose più remote. Bravi, bravi. Allora, le bottiglie di plastica hanno un problema che più in generale è della plastica, cioè in una bottiglia in realtà ci sono tre diversi materiali plastici, perché il tappo è fatto di un materiale che si chiama polietilene, il corpo è fatto di un altro materiale che si chiama polietilene terephthalato, l'etichetta che una volta era di carta adesso è fatto di un altro materiale, è fatta di un altro materiale, il polipropilene. Quindi quella che noi genericamente chiamiamo plastica in realtà è un insieme di materiali diversi fra di loro. Allora cosa succede se tu prendi una da terra, una bottiglia di plastica vuota e la metti nell'apposito contenitore, il contenitore della plastica? Ci sono due possibilità, a seconda degli impianti utilizzati, ci sono due trattamenti. Primo trattamento è che tutto venga fuso insieme, in un grande calderone, chiamiamolo così, dove si fondono tutti i rifiuti della plastica, il polipropilene insieme al polietilene, insieme al polietilene terephthalato, insieme al polivinilcloruro, insieme eccetera eccetera. Cosa si ottiene? Si ottiene una plastica che non è né polipropilene, né polietilene, né polietilene terephthalato, né polipropilene, insomma, non ha nessuna delle caratteristiche di questi materiali plastici. Perché la cosa potente della plastica qual è? La capacità di mantenere una forma. Tu fondi un oggetto in plastica e poi quella forma resiste, consiste, sta. Tutto questo con delle plastiche di cattiva qualità, plastiche miste, non può essere. Ecco perché quelle plastiche lì poi vengono utilizzate per fare cosa? Non so, per esempio le felpe di pile, cioè cose che non hanno bisogno di mantenere una forma da sé, di stare in piedi. La felpa di pile non sta in piedi, non è dell'armatura medievale. L'alternativa è avere dei sistemi che tentano di distinguere i diversi tipi di plastica in base a dei parametri fisici, per esempio in base al peso specifico, e dopodiché tentano di ricavare il polipropilene puro, il polietilene puro, eccetera, eccetera. Ora, qual è il mio sogno fantascientifico, futuristico, utopistico? È che un giorno noi saremo così civilizzati, così consapevoli, così evoluti intellettualmente, che differenzieremo da noi diversi tipi di plastica. Il polipropilene da una parte, il polietilene dall'altra, il polietilene terephthalato da un'altra ancora. Può sembrare utopistico, forse lo è. Può sembrare impossibile, forse lo è. Però, sapete una cosa? Se ci pensate, fino a pochi anni fa, sembrava impensabile
che le persone avrebbero differenziato a casa loro la plastica dalla carta, dal vetro, eccetera, mentre oggi tutti siamo abituati a farlo. E io sinceramente, come penso molti di noi, insomma, avrei una seria resistenza all'idea di mettere tutto, l'umido, il vetro, la carta, tutto in un unico bidone, come però tutti facevano fino a pochi anni fa. Ecco, questo è il mio così sogno utopistico. Nessuno lo butta nei bidoni. Il bidone è vuoto. Il bidone è vuoto in compenso. I bidoni sono tutti vuoti e quindi la gente, per non andare avanti e indietro, li butta in giro e li nasconde sotto i sassi. Praticamente forse ci saranno qualche cosa. Nascondono i rifiuti sotto i sassi? Sì. Come sta andando qua? Bene? Ormai avete pulito tutto. Voi scostate gli aghi di pino per accertarvi che qualcuno non abbia nascosto sotto dei rifiuti. Perché le persone cosa fanno? Nascondono i rifiuti sotto i sassi, sotto gli aghi di pino? No, ma con il vento. Ah, ok, con il vento. Gli aghi di pino cadono. E coprono i rifiuti, ho capito. La ricerca ormai è infruttuosa. Mi sa che questi ragazzi in pochi minuti, perché saremo qui da mezz'ora a dir tanto, hanno pulito completamente. Ecco il triplice finito, il triplice fischio che decreta la fine della caccia. D'altra parte ormai non si trovava più una cartaccia per terra. Fila indiana, adesso si fa una merenda, poi c'è un resoconto, i ragazzi ci raccontano cosa hanno trovato, i loro pensieri, le loro riflessioni, i loro stupori nel vedere così tanta roba gettata in terra. Oh, non c'è più una cartaccia, non c'è più un... Com'è andata la raccolta? Bene. Ci sarebbe anche altro, ma... Ci sarebbe ancora altro? Sì. Ah, laggiù in fondo, dite che non siete completamente soddisfatti del lavoro di pulizia? Sì, dai. C'è ancora qualcosina? Siamo in tanti. Vabbè, vado a vedere io allora. Apri. I ragazzi non sono soddisfatti del lavoro di pulizia, dicono che c'è ancora qualcos'altro da raccogliere. Adesso io qui non lo vedo, sono sui gerba. Comunque hanno fatto un lavoro egregio, direi. Egregio. Ecco, questo è il momento finale in cui ci siamo reso conto, viene spiegato ai ragazzi il senso, insomma, di questa giornata, di questa mattinata. Poi c'è una merendina. Ecco, adesso viene distribuita la merenda. Degli ottimi bomboloni alla crema, vedo chi che mangiate. Bomboloni alla crema. Quindi il massimo. Succo di frutta e bomboloni alla crema. Com'è il bombolone? Buonissimo. Ecco, adesso si sta spiegando ai ragazzi il concetto delle microplastiche, cioè la plastica è apparentemente indistruttibile, non è biodegradabile, però è fotodegradabile, cioè con le azioni così, degli agenti atmosferici si degrada, si crepa, si spacca e perde dei frammenti, le cosiddette microplastiche, che sono dell'ordine del millimetro. Possono essere filamenti, possono essere frammenti, possono essere foglie anche, perché per esempio le buste di plastica perdono tassellini, appunto fogli, possono essere palline nel caso per esempio del polistirolo espanso. E queste microplastiche, quindi piccole, molto piccole, dell'ordine del millimetro, sono pericolose per vari motivi. C'è l'ingestione, per esempio, l'ingestione da parte degli animali e quindi magari anche da parte di noi che degli animali ci nutriamo. E poi queste microplastiche, questi frammenti minuscoli, possono diventare colonie di batteri, quindi è malsano tutto questo, è malsano. Oltre al fatto che la plastica è preziosa, la plastica è un elemento, è un materiale
straordinario, per questo è così difficile soppiantarla, per questo è così difficile sostituirla. E il mondo adesso è fatto di plastica, è fatto di plastica, nel senso che il computer è fatto di plastica, il missile è fatto di plastica, la scopa per spazzare in terra è fatta di plastica, il sacchetto per raccogliere la plastica è fatto di plastica, una valvola cardiaca è fatta di plastica, un'arma, una K47 può essere fatto di plastica. Quindi è impensabile, ok, eliminare la plastica del tutto. Il concetto non è eliminare la plastica, il concetto è che è folle che un materiale nato per essere immortale, praticamente nato per essere eterno, venga usato per fabbricare oggetti usa e getta. Ora vi faccio una domanda a trabocchetto. Trabocchetto. Allora, domanda a trabocchetto. Ok? Sì. Noi siamo contro la plastica? Sì. Tutta la plastica? Sì. Tutta tutta? Sì. Ma come l'abbiamo raccolta la plastica? Con le pinze. E la pizza di cosa era fatta? Di plastica. Alcune erano di ferro. Però alcune erano di plastica. Sì. La carta. E quindi, però? Quelle si riusano. Quelle si riusano, brava, brava, quelle si riusano. Allora qual è la differenza? Che la plastica di solito non si riusa. Ecco, allora ci sono degli oggetti che si vanno di plastica e poi si buttano via. Una volta si usano e poi via. E quella è la plastica che non ci piace, no? Invece la plastica che si riusa è quella che ci piace a noi. Ecco, mi sembra che il concetto sia passato. Grazie! Grazie a tutti! Okay.